Da molti mesi si parla di un possibile ritorno di Ratchet & Clank sul mercato videoludico e, stando ad una nuova indiscrezione, i tempi potrebbero essere maturi per l'arrivo di un nuovo capitolo della serie. Una fonte molto affidabile ha infatti parlato dei nuovi progetti di Insomniac Games, fra i quali ovviamente viene menzionato anche Spider-Man 2. Prima di scoprire tutti i dettagli su questa faccenda, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e dare un'occhiata ai contenuti e agli approfondimenti che abbiamo prodotto di recente. Tornando a Ratchet & Clank, a sostenere che il Lombax e il suo metallico amico potrebbero tornare sulle scene è Colin Moriarty, ex giornalista di IGN, che più volte in passato ha svelato progetti non ancora annunciati. Non si tratta insomma di un sedicente insider, ma di un professionista che ha avanzato questa ipotesi in un podcast. A suo avviso, un nuovo capitolo di Ratchet & Clank sarebbe in sviluppo da molto tempo e probabilmente uscirà al lancio di PlayStation 5. Moriarty parla esplicitamente di un progetto destinato ad uscire tra Marvel's Spider-Man ed il suo sequel, e non si fa quindi scrupolo a citare anche un ulteriore titolo ufficialmente non ancora annunciato. Non è la prima volta che il giornalista fa esplicita menzione di un sequel per l'action platform di Insomniac. In passato lo aveva indicato come un prodotto pensato per PS4, mentre adesso ha cambiato parzialmente la sua versione. Ricordiamo anche che potrebbe trattarsi di un titolo cross-gen, vista la retrocompatibilità della nuova piattaforma Sony. L'ultimo episodio del franchise era arrivato nel 2016 ed era una sorta di ripartenza per la serie, un remake del primo capitolo con molti elementi inediti. Chissà quindi se Insomniac vorrà seguire questa strada e magari riproporci delle rivisitazioni dei capitoli successivi, oppure se preferirà sviluppare un episodio completamente nuovo. Ora che il team è entrato a far parte degli studi interni di Sony, in ogni caso è molto probabile che la frequenza delle pubblicazioni su piattaforme PlayStation si intensifichi. E dal momento che lo studio è formato da più unità operative, non è da escludere che i lavori sul secondo Spider-Man stiano procedendo parallelamente. Noi vi terremo ovviamente informati su tutte le novità. Vi suggeriamo quindi di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime attualità videoludiche.